Amici di Valdo TV, siamo in diretta da Segusino School Festival 2019, questo evento dedicato alle scuole, dedicato ai ragazzi, dedicato alla gioventù. Siamo qui con Claudio, siamo qui con Marco, organizzatori, facenti parte del comitato organizzatore dello School Festival. Marco, perché School Festival? Beh, questa credo che sia la festa, il culmine delle attività scolastiche, la parte più importante dell'anno dove i ragazzi fanno vedere tutto quello che hanno fatto nei loro programmi invernali, primaverili. E qui si esibiscono, hanno la possibilità di fare una cosa che di solito non fanno a scuola. Quindi School Festival, una festa dedicata a loro. Una location nuova quest'anno per lo School Festival 2019, siamo a Segusino. Perché quest'anno siamo a Segusino, Claudio? Perché purtroppo in autunno il Parco del Piave, che era la nostra location abituale, è stata allagata dall'uragano, come tutti sapete, quindi ci siamo dovuti spostare. Non sapevamo nemmeno se farlo quest'anno, perché le difficoltà sono sempre abbastanza tante. E devo dire che abbiamo incontrato il sindaco di Segusino che ci ha accolto e quindi non finiremo mai di ringraziarla, perché secondo me ha una visione di quello che vuol fare di questo paese e dove vuol portare il proprio paese. E lo School Festival è una delle cose che probabilmente rimarranno, io non vorrei dire, però è probabile che faremo fatica a spostarci, perché l'ospitalità è stata talmente grande che è quasi commovente, diciamo, da parte di lei, della Proloco, di tutto il mondo del volontariato segusinese. E non è proprio così facile, ecco, non è così facile trovare questa ospitalità per noi volontari. Io sottolineo una cosa: il Comitato Genitori non è un'associazione, cioè un'associazione, chi vive il volontariato ha un direttivo di 10 persone che si conoscono, che hanno tutti bene o male le stesse idee, gli stessi obiettivi. E il Comitato Genitori è formato da gente di Quero, Marco di Quero, io sono di Alano, di Segugino, gente con idee completamente diverse. Quindi quello che nasce qui secondo me è una cosa straordinaria, appunto per questo, perché mettere insieme gente di estrazioni sociali diverse che la pensano in maniera completamente diversa, non è facile, e organizzare una festa così con persone completamente diverse che si ritrovano solo per questa iniziativa, secondo me è un miracolo che può fare solo la scuola, a mio avviso. Un evento, vedevamo dal volantino, che si sta allargando anno dopo anno, quest'anno abbiamo visto nuovi entrati in questa School Festival 2019. Ma io direi che i principali protagonisti, i nuovi entrati, sono proprio i genitori di Segusino, che hanno messo veramente hanno fatto proprio quel ponte che ci ha permesso di unire delle comunità che tutto sommato durante l'anno sono anche un po' distinte, sono un po' diverse. Ci sono delle caratteristiche innovative anche dal punto di vista degli spettacoli, perché quest'anno abbiamo puntato molto sulla costruzione di spettacoli teatrali e ci sono più musical, in particolare nella giornata di oggi, e comunque tutto a corollario con i ragazzi che fanno da contorno e sono i loro stessi protagonisti. Anche i musical sono partecipati e i protagonisti di musical sono i ragazzi, quindi noi mettiamo al centro i ragazzi perché crediamo che noi ormai cominciamo ad avere una certa età, il futuro sia determinato da loro, non più da noi. Quindi, come diceva Claudio prima, questo grande miracolo che nasce perché dei genitori completamente diversi sanno di avere un bene comune che è i loro figli, quindi per i loro figli sicuramente fanno questo e anche altro, insomma, ecco. Una 3 giorni di eventi, abbiamo visto l'inizio di sera col debutto del venerdì sera dello School Festival 2019, ma un programma ricco oggi sabato e anche domani domenica. Claudio, il programma di oggi raccontacelo un po'. Oddio, adesso in particolare, perché gli spettacoli sono molti, avremo un musical, l'indirizzo musicale delle scuole medie, che è stato un po' quello che ha fatto nascere questo School Festival, perché noi abbiamo la fortuna di avere un insegnante di musica che fa suonare davvero tutti, lui riesce a far suonare gente che non ha mai suonato, e stasera avrete modo di vederlo. E alle 6 c'è lui, poi c'è un musical delle scuole elementari di Alano, mentre il pezzo forte, diciamo, della giornata è il musical dell'Art Face, che voi avete già proposto qui a Segusino, che è il The Losers, che aveva le 19. Poi ci sarà un concerto di un gruppo locale. Però quello che io voglio sottolineare è che quello che noi riusciamo a raccogliere con questo, non solo a livello economico, però questo School Festival ha delle potenzialità enormi. Perché? Perché mette d'accordo un po' tutti, mette d'accordo genitori, bambini e nonni. E
io credo il nostro grande rammarico di me e anche di Marco è non riuscire a dare di più, perché secondo noi è un format che potrebbe veramente aver successo dappertutto. Noi vorremmo che fosse contagioso, tanto che abbiamo intenzione di registrarlo come marchio e darlo a chi però percorre i nostri percorsi, cioè un festival con la scuola e per la scuola. Cioè i fondi, io vorrei che tutti i paesi avessero uno school festival, e sarebbe, se fosse contagioso, noi daremo il marchio volentieri a tutti quelli che lo vogliono usare. Beh, diciamo che è sicuramente un'idea molto ambiziosa, ma molto bella, molto originale, molto da portare avanti sicuramente negli anni, Marco. Ma allora noi ci proviamo, sicuramente noi siamo legati da una cosa che è imprescindibile, dal fatto che noi abbiamo i figli a scuola, quindi il nostro percorso si basa sulla vita scolastica dei nostri figli, quindi io per esempio ho dei figli che sono alle elementari, alle medie, alle superiori. Chiaro che quando i miei figli finiranno il loro ciclo, molto probabilmente anch'io finirò il mio ciclo allo School Festival, però quello che diceva appunto appena adesso Claudio è proprio questo: noi non abbiamo nessuna gelosia né del marchio né della festa, perché la festa è dei ragazzi. Quello che vogliamo è che ci siano genitori che si ingaggiano, che entrano, che condividano con noi questo percorso per poi lasciarglielo. Cioè un vero e proprio passaggio di testimone tra noi e i futuri genitori, soprattutto di giovani, delle nuove generazioni, che non sempre hanno questa voglia di impegnarsi come ce l'abbiamo noi, che da tanti anni partecipiamo all'associazionismo e sappiamo che è una costola importante della vita sociale del paese, insomma. Quindi benvenga questo trasmettere il senso del volontariato, il senso di mettere a disposizione il proprio tempo per le associazioni, per il sociale. Ma io credo che sia fondamentale, soprattutto in realtà non cittadine, non metropolitane, dove appunto già l'offerta formativa, l'offerta sociale, culturale, sportiva è comunque limitata, perché i ragazzi non hanno sicuramente la possibilità di competere allo stesso livello di città molto più grandi delle nostre. La socialità è proprio quella cosa che può fare quel salto di qualità a delle comunità come le nostre, che in questo momento in particolare si stanno legando intorno alla scuola. Quindi io credo che sia una cosa fondamentale assolutamente da portare avanti. Quindi cari amici di Valdo TV, l'appuntamento è a tra poco con la prossima diretta di Valdo TV qui dallo School Festival 2019 a Segusino. L'invito è di venire qui a trovarci, di venire a vedere con i vostri occhi quello che è lo School Festival, quello che è questa grande macchina organizzativa che si sta mettendo in moto in queste ore e che durerà per tutta questa sera, questa notte e anche domani, fino a domani sera, fino a domani notte, con degli eventi veramente eccezionali. L'appuntamento è a tra poco con una novità veramente, veramente importante. Ciao!